Laia, imputato Radko Mladic, il Tribunale internazionale delle Nazioni Unite la condanna all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra. Dopo la lunga lettura dei capi d'accusa, il presidente della Corte Afonso Rie, freddo e impassibile, ha letto la sentenza appunto nel contempo Mladic, il macellaio di Srebrenica, dava in escandescenze, gridava al processo politico, insultava i giudici come bugiardi. Diceva di sentirsi male. Così si è concluso pochi minuti fa l'ultimo e il più atteso processo al Tribunale internazionale per i crimini di guerra per le guerre che portarono alla fine dell'ex Jugoslavia. A fine anno il Tribunale si autoscioglierà. La sentenza esaspera le persistenti divisioni nell'ex Jugoslavia per i bosniaci musulmani e croati. Mladic è un mostro, per i serbi di Bosnia, come ha detto il loro leader. Il falco Milorad Dodik, nemico del presidente europeista della Serbia Aleksandar Vucic, il generale resterà sempre il nostro eroe, come un de Gaulle. Punto secondo il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Zayd al Hussein, Mladic è l'incarnazione del male ma non è sfuggito alla giustizia. Punto questo processo e questa sentenza, ha continuato in tono ammonitorio il giudice Orie. Sono una lezione al mondo, un avvertimento che chi perpetra simili crimini non sfuggirà alla giustizia, non importa quanto possano essere potenti o protetti, non importa quanto il procedimento legale potrà durare. Radko Ladic è stato riconosciuto dai giudici colpevole di ben dieci degli undici capi d'accusa. Tra questi ecco i più importanti responsabile del massacro di Srebrenica, chiamato dalla Corte Genocidio Termine, contestato da Belgrado. Crimini contro l'umanità. Crimini di guerra. L'aver avuto un ruolo da protagonista in un'associazione criminale con lo scopo di eliminare la popolazione non serba dalla Bosnia. Operazioni sanguinose di pulizia etnica. Responsabilità in stupri. Stermini. Stupri di massa. Ruolo decisivo nel bombardamento d'artiglieria effettuato dalle forze serbe di Bosnia per mesi contro la capitale bosniaca Sarajevo. Nei mesi di assedio che portarono alla morte di 10.000 civili, punto invano Mladic, presentatosi in aula a sorpresa molti credevano che avrebbe disertato la seduta in giacca scura, cravatta rossa e camicia bianca, ha cercato di disturbare l'ultima seduta del tribunale. Prima facendo chiedere ai suoi legali un'interruzione per farsi misurare la pressione, dicendo di sentirsi male, poi ritrovando tutta la sua energia e dando in escandescenze. Con urla di insulti contro la corte, punto adesso il 75N Boia dei Balcani, anziano, mal ridotto e malato, finirà i suoi giorni in una cella. Ha già vissuto molto di più della maggior parte delle sue migliaia di vittime gli 8372 uomini e adolescenti maschi massacrati a Srebrenica e civili macellati dalle cannonate a Sarajevo e le vittime in altre stragi a motivazione etnica in Bosnia appunto la guerra di secessione della Bosnia Erzegovina contro la Jugoslavia che da stato federale come il maresciallo Tito l'aveva lasciata morendo era divenuta uno stato centralista dominato dai serbi e dal loro leader ultrazl Milosevic Fu la terza dopo il breve conflitto con la Slovenia e il lungo, sanguinoso conflitto con la Croazia. Punto truppe di caschi blu delle Nazioni Unite difendevano, ma con poche armi e mezzi, i luoghi più a rischio, come l'enclave musulmana di Srebrenica, circondata da preponderanti forze serbo-bosniache guidate da Mladic. Srebrenica era difesa solo da pochi soldati olandesi. Sentenzi Karazic condannato a 40 anni in vano il loro comandante generale Tom Karremans chiese un intervento aereo NATO per salvare i civili. Alla fine la città capitolò. Mladic minacciò, in caso di raid degli F16 dell'alleanza, di sterminare tutti, civili e caschi blu. Presa la città, consentì ai soldati olandesi di evacuarla e di partire insieme alle donne e ai bambini, ma trattenne tutti i maschi, adulti o adolescenti. Il massacro crudele, preciso, scientifico, come una strage nazista, avvenne l'11 luglio del 1995. 8372 persone innocenti furono uccise con colpi alla nuca o raffiche di mitra e le loro salme ammassate in fosse comuni. Anni dopo, con il reperimento di oggetti personali esami del DNA e 10.000 elementi di prove e testimonianze di superstiti raccolte dagli inquirenti del Tribunale internazionale. 6.930 vittime furono identificate punto la guerra in Bosnia. Poi la ribellione del Kosovo portarono alla fine della Jugoslavia e alla caduta di Milosevic. ma il suo erede liberamente eletto a Belgrado. L'europeista e democratico Zoran Indik. Fu assassinato da uomini del vecchio regime. Solo da pochi anni, col giovane leader Aleksandar Vucic, la Serbia si sta riformando e modernizzando. Decisa a entrare in Europa e a fare i conti col suo passato. Ancora oggi, in Bosnia, e Croazia e Kosovo, migliaia di vedove e madri di adolescenti uccisi chiedono giustizia. Punto per anni, Mladic riuscì a nascondersi prima nei bunker atomici Rimas.